Stamane una biennale che è un percorso d'arte che questa città anela a conoscere. Beh, è un percorso d'arte. Diciamo che quando si inizia un qualcosa ci potrebbero essere delle strane reticenze per dire definiamo. Noi non possiamo definire niente. Il nostro tempo è un tempo particolare. Noi viviamo nel tempo dell'incertezza, il mondo è complesso e impredicibile. Ragion per cui non possiamo dare nessuna definizione, visto e considerato che le definizioni sono crollate tutte il secolo scorso, così come sono crollate le idee della forma, le idee del perimetro, la predestinazione. Siamo in un tempo nuovo, in un tempo diverso. Come la intendo io? Perché è bene anche che con gli amici carissimi che mi hanno voluto tra di loro, bene, io vedo questo come una chiamata alle arti, vale a dire un convegno al quale vengono spontaneamente, o perché chiamati per invito, artisti di forte levatura, altri di lunga testimonianza, altri ancora con le loro forze novelle a dire che cosa intendono provvedere a fare. Esatto, questo provvedere e anche prevedere, nel senso che tu porti una tua testimonianza. Questa testimonianza dice quello che fai e lo fai perché lo sai fare, in quanto lo fai. Sembra un altro scherzetto di parole, ma se andiamo a verificare bene, non lo è. Perché noi siamo in un momento di crisi. La crisi è nemica del verbo crino, che significa giudicare. Ragion per cui noi abbiamo una difettività a livello di giudizio, a meno che non si tratti di un progetto che sta andando avanti e noi lo attuiamo di volta in volta, sapendo bene che una volta attivato un progetto non lo si può più azzerare e non lo si può più neppure cancellare. Il progetto continua, va per i fatti suoi, dove ci sono le grandi crisi, i difetti di realtà, per cui anche quando si giunge al tempo terribile di una crisi nella quale non c'è più ritorno, si attiva il progetto per il tempo della continuità, anzi quello è il miglior tempo per farlo. Ragion per cui che cosa può essere una biennale? È la necessità di verificare in tempi difficili un tempo non nuovo, ma innovabile, dove portare avanti un discorso di umanità, vista e considerata che quella finisce col difettare, dove l'ignoranza e la superstizione ci fanno trovare in tempi difficili come quelli nei quali viviamo. Quindi è un incontro tra artisti che potrà avere delle finalità, sì, ma di volta in volta si andranno a verificare a seconda delle necessità. Ma intanto qui abbiamo chi è accorso e dire sono anch'io qui, con la bellezza di un verbo di cui parlerò stamattina, che è un verbo meraviglioso e mi dispiace che non sia italiano. È un verbo caro a Kafka, è il verbo sein. Questo verbo ha due sensi, vuol dire esserci e metto i piedini per terra, per dire qui e ora, e appartenerci. È un verbo meraviglioso, perché se ci sei e appartieni al fatto al quale stai appartenendo, sei nel divenire metamorfico e quindi non fai torto a nessuno. Quelli che non capiscono, non è giusto che debbano capire, vengono, se possibile, a scuola, come noi andiamo quotidianamente a scuola, sapendo bene che andiamo verso, senza avere nessuna possibile certezza, essendo questo il tempo dell'incertezza. La violenza sulle donne, quindi abbiamo scelto una grande